Una fascia di mercato, due modelli. Un marchio Toyota, due scelte tecnologiche. Ecco qui, alla mia sinistra, la BZ Compact SUV Concept Full Electric. È la seconda risposta della Toyota dopo la BZ4X alla transizione verso le zero emissioni. Da questa parte invece la CHR Prologue, anch'essa una concept car, anticipa le forme della prossima generazione della popolare SUV CHR. La tecnologia in questo caso è ibrida, full e plug-in. Insomma, in vista del 2035, l'anno in cui dovremmo vedere il bando dei motori termici, la Toyota non razionalizza la sua offerta, ma al contrario la amplia, con una gamma multienergetica, a cominciare proprio dal cosiddetto segmento C, quello delle auto medio-compatte, cioè il più popolare in Europa. La proposta più radicale? La concept elettrica, appunto. In anteprima europea al Kenshiki Forum, l'appuntamento annuale sulle strategie continentali della Toyota. Concept, intendiamoci sul piano formale più che sostanziale, perché basta guardarla bene per accorgersi che questi sono lamierati fatti e finiti, praticamente pronti per la produzione. Che ne pensate? A me piace molto. Già la BZ4X presenta spunti stilistici interessanti, ma risente un po' dell'architettura da SUV che l'appesantisce anche dal punto di vista visivo. Ha poi qualche dissonanza e un posteriore non riuscitissimo. Questa concept invece ne riprende il linguaggio, ma lo porta un passo più avanti e lo cala in una carrozzeria che è più automobilistica, più bassa, più sportiva, più dinamica, più piantata sulla strada, insomma più. Guardate la tensione sulla fiancata, che parte da un muso affilato, si sviluppa con un parafango più fluido, muscoloso sì, ma non gonfio, la parola giusta sarebbe atletico, poi prosegue lungo una linea di carattere netta ma sottile, che finisce, culmina nella forma a freccia disegnata dall'incrocio tra parafango, spalla e montante posteriore, accentuata poi da un lunotto fortemente inclinato, un motivo grafico che era stato inaugurato dalla CHR ma che qui viene portato a uno stadio successivo di maturità e bisogna riconoscerlo con grandissimo equilibrio. Giù il cappello, state a vedere che delle nuove Toyota ci toccherà dire quel che sembrava impensabile fino a pochi anni fa, cioè che belle. Gli interni sono molto concept, con una plancia sottile, schermi curvi, sedili di materiale biologico e rivestimenti plastici da riciclo. Al centro plancia, una sfera colorata fa da interfaccia visivo per il riconoscimento vocale con il driver e i passeggeri. I suoi segnali luminosi si muovono lungo una sorta di binario a LED che percorre la plancia e il tunnel centrale, a seconda che la voce provenga dai passeggeri anteriori o da quelli posteriori. Delle caratteristiche tecniche nulla è stato comunicato, se non le dimensioni. L'auto è lunga 4,54 m, larga 1,89 m e alta 1,56 m, quindi non una SUV in senso stretto a dispetto del suo nome, misure comunque che la collocano proprio nel cuore del segmento C. In quello stesso segmento, la CHR Prologue della BZ Compact SUV rappresenta l'alter ego, se così vogliamo dire, con un'anima termica, appunto, elettrificata. Qui a Bruxelles fa il suo esordio mondiale, sotto forma di maquette di stile, quindi senza gli interni. Anche per lei non ci sono specifiche meccaniche, per quanto sia facile ipotizzare che arrivi come oggi in abbinamento ai quattro cilindri 1.8 e 2.000, con quest'ultimo declinato pure con la formula plug-in. La sfida per i designer? La solita quando hai a che fare con auto di successo e di successo a causa della loro forte personalità stilistica. Evolverle cercando di fare meglio della prima volta. Non facile. La CHR, a giudicare dalla concept, lo farà mantenendo la cifra stilistica dell'auto attuale e sviluppando alcuni temi come il motivo a diamante, che giocherà maggiormente con l'intersezione e anche la rotazione dei piani, ma lo farà anche con linee di carattere principali più pulite di oggi e con proporzioni migliorate. Le ruote più grandi, posizionate agli estremi della carrozzeria, con sbalzi molto corti,
aumentano la presenza su strada della macchina. Anche qui poi il nuovo stile del frontale, che porta in dote più sofisticatezza, cofano piatto con nervature sottili e molto precise, muso affilato e grafica dei fari e del raccordo dei fari stessi con la mascherina, che ricorda la forma del capo dello squalo martello. La Prologue sarà la prima delle due concept a tradursi in un prodotto di serie. La prossima generazione della CHR è prevista in arrivo negli autosaloni in autunno, prima in versione plug-in, subito dopo in quella full hybrid.